Guarda, è molto semplice. Il problema è che l'arte, purtroppo, è sempre stato il sistema più chiuso. Perché l'arte, si sa, ha sempre rubato a destra e a sinistra, ok? Però è mancata sempre il coraggio di dichiarare le cose. Invece sarebbe molto più bello mettere al nudo quello che è il processo progettuale e produttivo. È quello che il mio progetto tende a mostrare. Come vengono le cose? Perché nel senso sano del termine, l'artista comunque guarda il mondo, ma allo stesso momento tutti lo guardiamo. Quindi è inevitabile che un artista visivo, facciamo un esempio, può aver preso ispirazione da una struttura architettonica, o da una chaise longue, o da un concerto sinfonico che ha ascoltato, o da un libro di poesie che ha letto. Allora, tanto vale lavorare su questa cosa. Cioè, il mio concetto è semplicemente questo. Per me il fattore interessante è quello di essere catalizzatore, cioè mettere insieme le persone, cioè mettere insieme coloro che progettano vari tipi di bellezze. Perché quello che è successo soprattutto in Italia dagli anni 80 in poi è stata, per colpa dello sviluppo economico eccessivo e massivo e della strutturazione malata del mercato dell'arte, i settori sono stati chiusi, sono stati ibernati. L'artista a un certo punto è diventato quasi esclusivamente uno strumento per generare economia. Non che non fosse libero, ma sicuramente incanalato. E un sistema che deve produrre economia non può dichiarare debolezze, fonti ispirative. Deve assurgere indipendente, isolato, perché è più forte. Quando tu dichiari una cosa e sei in grado di farla dalla testa ai piedi da solo, non hai bisogno di nessuno. Invece, quella che secondo me viene vista come debolezza, invece è forza, perché molte aziende, molte industrie hanno da assimilare da progettualità del genere, perché le fonti applicative che le artisticità, tramite i loro progetti e le loro visioni, possono essere applicate, sono immani. L'artista ha un guizzo, un salto, che supera, diciamo, una logica matematica delle cose, ma che può fornire proprio il più percentuale, data quella scheggia di irrazionalità, diciamo, non programmata, a un mondo quale quella dell'industria, quella della produzione, del co-branding, creare delle cose insieme. E anche per l'artista penso che sia interessante sapere che una sua opera non è solamente un oggetto attaccato al muro che funziona esclusivamente quando qualcuno ci si mette davanti oppure in una stanza viene accesa la luce. Sono dei vecchi concetti, da Adorno, da Winckelmann, a Benjamin, cioè sono proprio i grandi temi dell'aurea, della funzionalità dell'opera. Però è un mondo molto veloce questo, dove secondo me nessuno può permettersi di stare sul piedistallo e dire io sono un artista, nel senso buono del termine. Gli artisti con esperienza e con storia lo possono dire, ma penso che sarebbe più bello anche per avvicinare le generazioni che devono stare in questo mondo e quindi devono essere sensibilizzati, trovare delle modalità per cui tu immergi le persone nell'arte senza che le persone nemmeno se ne rendano conto. Non voglio avere un concetto anticommerciale, ma il vero commercio è quello, il vero mercato è quello di stare nelle cose, non astrarsi da quello e imporsi come tale. Lo posso dire questa cosa perché invece per anni sono stato un mattatore del mercato dell'arte canonico. Sviluppavo un mercato su artisti importanti lavorando come se fosse, diciamo, un sistema quasi di borsa. Ma ormai penso che sia completamente anacronistico.